Caro Giordano, dimmi. Mi devi raccontare un po' adesso dei tuoi video che hanno avuto milioni e milioni di visualizzazioni, di cui uno però mi ha particolarmente colpito e divertito. Mi devi raccontare un attimo questo video, perché ha avuto così tanto successo, mi ha fatto scompisciare da ridere, ho ancora la pipì nelle mutande. Raccontalo, no, per favore. Praticamente è che una compagnia russa, no? Non so per quale motivo, ha copiato, ha preso in prestito per la sua pubblicità sugli aerei alcuni miei video, no? E il fatto di averli presi, io li ho guardati, ho detto: ma cosa si hanno trovato di strano in questi video, no? Sì, sono carini alcuni sì, alcuni no. E sono arrivato a lavorare e i miei colleghi mi sono vantato di questa cosa, no? Ho detto: guardate che i miei video, voi che dite che fanno schifo, che fanno schifo, che fanno schifo, ma sono stati apprezzati da una compagnia aerea russa, no? Allora uno mi ha detto: ma non li useranno mica per far addormentare i bambini in aereo? Questa è sicuramente una... Oh, perché hanno un grosso problema, no? No, in aereo i bambini non dormono mai, ma con i tuoi video stai tranquillo che li addormentiamo tutti. La seconda cosa che mi ha colpito è stata quella dell'elicottero. Praticamente una sera Giordano, mezzo ubriaco, probabilmente aveva bevuto qualche bicchiere. Sì, io quando bevo due bicchieri sono già ubriaco. Di gazzosa che si ubriaca, guardava il cielo e la moglie diceva: ma cosa guardi, stai attento dove metti i piedi. In quel attimo passò un elicottero. Lui lo guardò e disse: non avete mai capito che le pale dell'elicottero girano al contrario dell'orologio? E io gli ho detto che sono un pirla, non è vero, girano, è l'effetto ottico che le fa girare al contrario. E che ha detto: sì, hai ragione, probabilmente i due bicchieri di gazzosa mi hanno dato alla testa. E questa è la seconda. La terza, me ne ha fatti tanti Giordano, di ogni tipo, di ogni... E lui dice in effetti che, come la vita, quello che fa più divertire non è il senso, ma il non senso. Infatti, più cose strane uno dice, e più le cose possono anche divertire. Quindi Giordano deve continuare a essere il non senso, come ha fatto il grande Totò, che adesso vi farò vedere un pochettino. Allora, se Giordano inquadra il disegno che ho fatto... Se ce la facciamo. È un disegno veramente interessante. Invece siamo messi fra Totò e me e te, siamo tre comici. Ecco, quindi praticamente Totò, il più grande comico, Paolo, un comico extra, e Giordano, che è il top del non senso. Allora, vi dico un attimo la storia che ho voluto, perché io ho sempre amato tanto Totò, perché era un personaggio particolare. E lui scrive queste cose, queste parole straordinarie. Dice: Totò in guerra con la vita, perché lui è sempre stato in guerra con la vita. Senza aver sofferto non si può far ridere, dice Totò, e il mondo è pieno di caporali, non di uomini. Ne conosco tanti. Dice: questo è un bellissimo paese in cui però ha da morire per essere compresi, dice il napoletano. E poi scrive in una sua memoria, che hanno trovato, che era un grande poeta, infatti le sue poesie a livella, sapete? Ah, sì, me la ricordo. Del povero e del vecchio che entrano nel cimitero, ma tutte e due, quello là nel grande sepolcro di marmo, quello là nella terra, alla fine dice Totò a livella, finiamo tutti qui, quello nella bara di Onice e di marmo, e quello nella cassetta della frutta, a livella rende tutti uguali. E poi ha scritto una grande canzone che adesso vi canterò. Aiuto! Femmina, tu sei una mala femmina, sto cuore mi fa piangere e fammi sospirare. Ah, di Totò non lo sapevo. Lui l'aveva scritto perché si era innamorato della Silvana Pampanini, la quale invece non voleva sapere. E lui gli ha dato della mala femmina e scrive questa canzone meravigliosa. Allora, però, quello che vorrei leggere di Totò, che mi ha fatto anche commuovere, capire quest'uomo che in apparenza era un burattino, infatti lui era un po' come lo Sherlock italiano, era un uomo di grande profondità, che ha sofferto tanto, e scrive in uno scritto che è arrivato fuori dopo: non si può far ridere se non si conosce bene il dolore, la fame, il freddo, l'amore senza speranza, la disperazione della solitudine di certe squallide camere ammobiliate alla fine di una recita in un teatrucolo in provincia, e la vergogna dei pantaloni sfondati,
desiderio di un caffè latte da preparare con un pezzo di brioche. Questa è stata purtroppo la mia vita. E non può esserci un vero comico senza aver fatto la guerra con la vita. Principe Antonio di Curtis. E vai, la chiudiamo qui, è bellissima. Grazie mille. Ciao. Vediamola.